Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Benvenuti, oggi è martedì 23 luglio. Quest'oggi un gradito ritorno perché parliamo di, diciamo, un po' istruzioni per l'uso su come si fa a districarsi in certe situazioni un po' complicate dal punto di vista burocratico. Insomma, oggi parliamo della famosa rottamazione ter, l'avete sentita nominare. Sembrava tutto finito, invece no, c'è stato un ultimo scampolo, per cui fino al 31 luglio c'è tempo per poter aderire appunto alla rottamazione ter delle vostre cartelle. Ma mi fermo qua perché dico altre stupidaggini, perché parliamo invece con l'avvocato Alessandro Bastube. Buongiorno avvocato, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Mi fermo qui perché insomma l'esperto è lei, avvocato. Sì, sì, ma le stupidaggini non ce n'erano, tutto corretto. Ah, perfetto, meno male. Tutto corretto. Praticamente la rottamazione ter, entrando nel merito della questione, è appunto quella misura che scadeva al 30 di aprile 2019, ma che poi è stata prorogata fino al 31 luglio 2019, che dà la possibilità a quei contribuenti che sono debitori nei confronti di Agenzia della Riscossione per debiti iscritti a ruolo dal 1 gennaio del 2000 al 31/12 del 2017 di scegliere se presentare un'adesione agevolata, definita appunto rottamazione ter, oppure, se si trovano in particolari situazioni di comprovata difficoltà economica, di utilizzare quello strumento, quella misura chiamata saldo e stralcio. Queste sono le due misure ideate dallo Stato che andavano in scadenza al 30 aprile 2019, ma che con il decreto crescita pubblicato a giugno hanno avuto una proroga sino al 31 luglio. Il 31 luglio. Esatto. Mancano pochi giorni, ma si è appunto ancora in tempo. Cioè, che l'importante è fare la domanda entro il 31 luglio. Entro il 31 luglio. Però sì, appunto, non è una cosa così semplice, anche perché appunto i giorni sono pochi, non potete fare tante prove. E quindi meglio, insomma, andare nelle mani di chi ne sa di più. E appunto l'avvocato Bastube è uno che sa muoversi in questi casi, quindi l'abbiamo invitato, sì, e grazie mille appunto per essere qui per far capire meglio. Allora, iniziamo appunto a differenziare. Sì. Allora, sono due provvedimenti, si parla solo di rottamazione, ma non è l'unico. Esatto. Sono due provvedimenti che sono due strade molto diverse. Da una parte la rottamazione ter, dall'altra il saldo e stralcio. Esatto. Quali sono le differenze e in cosa comportano? Allora, partiamo da quella che forse è più conveniente per certi soggetti, per i contribuenti, che è quello del saldo e stralcio. Allora, il saldo e stralcio ha un requisito soggettivo per l'accesso, che è quello per cui il contribuente che presenta la domanda di adesione al saldo e stralcio deve avere un ISE inferiore ai 20.000 euro, cioè deve trovarsi in una situazione di comprovata difficoltà economica, e come lo prova tramite l'ISE, che attesta appunto la situazione patrimoniale. In questo caso, ricordiamo che l'ISE va a vedere tutto quello che uno ha, certo, cioè, una compilazione, devi fare. Non è la ricapitolazione dei redditi e basta, niente lo scorso anno e poi hai 8 case alle Bahamas, adesso non è quello. No, perché devi anche indicare la tua giacenza patrimoniale media, le proprietà, e quindi l'ISE è serio. Infatti devi indicare proprio la data di validità dell'ISE, il numero dell'ISE all'interno della domanda. Strumento che viene sempre più utilizzato in tantissime situazioni. Sì, per aiutarci. Sì, sì. Anche sulla mensa per i bambini. Esatto, appunto, esatto, esatto. Anche per l'abbonamento ATM, signor esempio. Se è l'abbonamento agevolato, perché non mi ricordo qual è la soglia ISE, ma c'è 6.000 forse, può essere, no? Non lo so. C'è la soglia ISE per cui al di sotto avete diritto all'abbonamento gratuito dei mezzi, ad esempio. Ecco, perfetto. Mentre qua, se hai un ISE inferiore ai 20.000 euro, puoi andare a definire il tuo debito con l'Agenzia della Riscossione, però per particolari tributi che poi vediamo, andando a pagare in misura estremamente agevolata, perché vai a pagare percentuali che vanno dal 16 al 35% del debito complessivamente dovuto, già tolta la sanzione amministrativa e tolti gli interessi di mora. Se tu consideri un debito del 2000, no, perché qua si va dal 1 gennaio 2000 avanti, gli interessi di mora possono rappresentare quasi il 50% della cartella esattoriale. Quindi tu hai questo ISE di inferiore ai 20.000 euro.
hai la tua massa debitoria, togli quella che è la sanzione amministrativa, togli l'interesse di mora, sul residuo puoi andare a pagare il 16 o il 20 o il 35%, dipende appunto dall'ISE, perché utilizzo un attimo degli appunti che ho preso, se hai un ISE inferiore agli 8.500 euro vai a pagare una misura percentuale del 16%, tra gli 8.500 e i 12.500 vai a pagare una misura percentuale del 20% e il 35% dal 12.500 ai 20.000 euro di ISE. Che tipologie di tributi, che tipologie di debito riguarda? Riguarda in particolar modo i tributi che erano dovuti in base alle dichiarazioni annuali presentate e riguarda i tributi dovuti per l'iscrizione alle casse previdenziali professionali e l'iscrizione alla gestione lavoratori autonomi dell'INPS. Quindi, se ti trovi con un debito di questa tipologia, hai un ISE basso, cioè un ISE inferiore ai 20.000 euro. Quindi ripetiamo allora, cioè IMSS, casse di risparmio, IMSS, casse di previdenza, quelle lì, esatto, giusto? Esatto, e poi ad esempio... Poi i famosi scassati IMSS anche, da quanto io lavoro autonomo in IMSS, poi... Tutti i tributi, le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali che sono state presentate, ad esempio l'IRPEF, puoi andare a stralciarlo in queste misure qua. E poi puoi andare a pagare in un'unica soluzione piuttosto che andare a rateizzare in un massimo di 5 anni, mi pare 16 rate su 5 anni. Okay. E questo è il saldo e stralcio. Per quanto riguarda invece la rottamazione ter... Molto più sponsorizzata dalle varie agenzie. Molto più sponsorizzata, sì, è vero. Effettivamente più sponsorizzata. Beh, comunque queste sono misure che servono sia al contribuente, perché aiutano il contribuente, soprattutto il saldo e stralcio che rientrava nella cosiddetta pace fiscale dei tempi che furono. Però in realtà aiuta anche molto lo Stato, perché se c'è giusto un appunto per dire, un credito statale del 2000 o del 2001 è pressoché prescritto, quindi è inesigibile, quindi lo Stato va a incassare delle somme su dei crediti difficilmente incassabili oppure proprio difficile da incassare perché magari il contribuente ha pochi beni da aggredire e le spese esecutive sarebbero troppo alte. Allora in questo caso guadagna il contribuente, guadagna lo Stato. Nella rottamazione ter il guadagno è un pochino più limitato perché in realtà la rottamazione ter permette al contribuente di andare a pagare in un'unica soluzione oppure in 17 rate spalmate in 5 anni quanto dovuto per capitale, agio di riscossione e per diritti di notifica. Vengono esclusi le sanzioni amministrative e vengono esclusi gli interessi di mora. E possono riguardare praticamente tutti i tributi o tutte le imposte, tranne quelle derivanti, cioè i debiti derivanti da delle condanne della Corte dei Conti, piuttosto che da un recupero di aiuti di Stato che erano considerati illegittimi, che sono stati considerati illegittimi da parte dell'Unione Europea, piuttosto che le sanzioni, le ammende derivanti da sentenze di penali di condanna o provvedimenti di condanna, e le sanzioni amministrative differenti da quelle legate alla violazione tributaria. Sono dei paletti, però in realtà quei paletti hanno una limitata casistica, quindi grandissime aziende, immagino, sì, più che esatto, di esatto, grandi imprenditori, cose del genere, immagino, sì, aiuti di Stato, ad esempio, non sono arrivati qua, non credo che molti di chi ci segua non ricordiamo però appunto, e chi può aderire a questo? Allora, il contribuente, che contribuente è? Ecco, purché non abbia aderito a precedenti adesioni agevolate, perché ad esempio molti hanno presentato l'adesione agevolata entro il 30 aprile, quindi se tu hai già presentato entro il 30 aprile, quei tributi che rientrano all'interno di quella domanda è inutile riproporla, anche perché in linea di massima dovrebbero essere già arrivate le risposte, perché dovevano arrivare entro il 30 giugno ed effettivamente io ne ho presentate un po' e sono arrivate tutte tranne una e non si capisce che fine abbia fatto, però in linea di massima hanno già l'agenzia della riscossione ha già dato una risposta alle domande già presentate entro il 30 aprile. Ecco, quelle che presenteremo adesso quando potrebbero arrivare poi le risposte? C'è un limite massimo? Ma sicuramente arriveranno prima del 30 novembre, perché la scadenza della prima rata o della soluzione unica è il 30 novembre, quindi arriveranno per settembre. Mi pare forse ci fosse proprio la data del 30 settembre. Ah, può perfetto, essere... ok.
E diciamo appunto, l'importante è non aver avuto già appunto fatto richiesta delle varie rotazioni Esatto, precedenti. esatto. E poi tu sei contribuente. Ma se ad esempio io ho fatto la rotazione 1, diciamo, Sì, perché questa è la terra, questa è giusto la dire. terra, Esatto. posso per quello che è arrivato dopo la rotazione 1 fare, oppure sono fuori dai Allora, bisogna tempi? guardare innanzitutto il lasso temporale perché sono sempre debiti dal 1 gennaio del 2000 al 31-12 del 2017. Quindi quel lasso temporale tu hai presentato, su quello poi sono state costruite le varie rottamazioni nel Quindi è tempo. sempre quello il lasso, però, sia Sì, l'1, 2, 3, sempre quel lasso lì vanno a toccare. allora, forse voglio accertarmi sull'1, Ah, comunque perché è un po' sicuramente il più. TER va dal 1 gennaio al 31, 1 gennaio del 2000 al 31-12 del 2017, comunque un arco temporale estremamente ampio. Giustamente prima parlavi di agenzie della riscossione, messa a, come dici, non è quando ti arriva, per intenderci, non è che fa fede quando ti arriva il talloncino a casa, non è proprio quella la data che fa fede, No, no? C'è l'iscrizione a ruolo, dicevi, l'iscrizione a ecco. ruolo, Volevo esatto. capire, ma quindi come funziona il sistema italiano della riscossione appunto dei debiti in questi casi? Allora, dunque, funziona nel senso che la riscossione è separata dalla fase di imposizione e di liquidazione dell'imposto del tributo. Quindi cioè quello a cui devo dare i soldi, per intenderci. Bravo. Allora, ad esempio, un titolare di partita IVA, ditta individuale, sa che deve pagare i contributi previdenziali. Non li paga, arriva da parte di INPS, che è l'ente impositore, l'avviso di addebito, in cui viene assegnato un termine per il pagamento, pena la somma viene passata al concessionario della riscossione per l'iscrizione a ruolo e per l'esecuzione forzata. Quindi proprio c'è un diaframma, una separazione tra quello che è l'ente impositore, che impone e liquida il tributo, e quello che invece è l'agenzia della riscossione, che è il concessionario della riscossione, che si occupa appunto della riscossione. E fino al 2017 era l'Equitalia, che era SPA però partecipata da INPS, Agenzia delle Entrate, oggi poi è stata poi abolita Equitalia, le funzioni sono state assunte da Agenzia della Riscossione. Quindi bisogna guardare Agenzia della l'iscrizione. riscossione, attenzione che non è l'agenzia delle entrate, sono due cose Entrate e completamente diverse, sono logo praticamente riscossione. identico, ma sono due cose Sì, entrata in diverse. discussione si occupa della riscossione delle imposte, quindi tu paghi e poi le somme vengono accreditate all'ente impositore che può essere l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate, chi nel tempo ha liquidato l'imposta, ha liquidato il tributo, e oppure anche i comuni per chi si avvale dell'Agenzia della Riscossione per la riscossione delle multe, eccetera, eccetera. Comune di Milano, che per esempio sia uno di quei comuni Sì, più Comune di Milano facili. sì, Regione Lombardia invece forse per i bolli è un altro sistema di riscossione, Però però comunque anche multe non pagate, diciamo, possono si rientrare possono in questo. Non si va rientrare. più qui nel comune magari far capire. No, a quel punto passa tutto in mano all'agenzia di riscossione, a quel punto è lei che Sì, dipende gestisce da il comune a recupero. comune, Sì, però facciamo un esempio. comunque per capire la posizione debitoria è sufficiente ottenere da Agenzia della Riscossione un elenco dell'intera posizione debitoria, tu hai tutte le tue varie cartelle, vedi l'iscrizione a ruolo, vedi la data di notifica della cartella, poi vedi le varie voci, cioè vedi il capitale, vedi la sanzione amministrativa, gli interessi, l'aggio, i diritti di notifica, è tutto specificato e più o meno vai a capire quanto andrai a risparmiare. Sulla rottamazione TER ci sono stati casi dove si è risparmiato discretamente, comunque la percentuale media sul 35% di risparmio sulla cartella esattoriale. Nel saldo stralcio, dove però c'è quel requisito dell'ISE basso, invece il risparmio è molto superiore, però chiaramente di avere questo prerequisito Ecco, all'accesso. ricordiamo che entrambe scadono il 31 luglio, Esatto, quindi va a giusto? essere presentata, può essere presentata anche tramite PEC al 31 luglio, la presenti e poi arriva la risposta entro il termine assegnato all'Agenzia della Riscossione. Beh, visto che insomma in molti casi quindi conviene, direi, cioè quasi tutti i casi. C'è qualche caso che tu hai visto in cui magari meglio stare attenti a questa soluzione, oppure dici no, abbastanza buona per tutte? È sicuramente buona per gran parte dei contribuenti. C'è però l'ipotesi in cui, non so, ad esempio, non hai un ISE basso, devi andare a rottamare, quindi aderisci alla rottamazione TER, vedi che hai dei tributi o delle cartelle esattoriali che sono prescritte, e poi bisogna ricordare che anche c'è giurisprudenza della Cassazione per cui si afferma che l'azione esecutiva deve essere esercitata entro 5 anni, quindi una cartella esattoriale del 2000
raramente l'esattore, il concessionario della riscossione, riesce a provare che dal 2000 al 2019 ha interrotto la prescrizione, ogni 5 anni ha interrotto la prescrizione. Quindi molto probabilmente quella è una cartella che tu riesci a far annullare o di fronte al tribunale o alle commissioni tributarie competenti, e quindi lì si gioca un po' in base a quella che è la volontà del contribuente. È chiaro che se un contribuente può evitare di pagare, perché il tributo, la cartella esattoriale è prescritta, è chiaro che a quel punto non conviene neanche andare a fare la rottamazione ter, conviene impugnare il provvedimento. Sempre cose però da fare magari con un professionista di fianco, direi. Preferibile. Sempre meglio, ma insomma è un attimo, magari sbagliare un attimo poi finire ad avere altre cartelle da pagare perché hai sbagliato qualcosa. Quindi ricordiamo bene allora, avvocato, entro il 31 luglio, scadenza della rottamazione terra e saldo e stralcio, com'è l'iter per fare una richiesta, e nel caso invece se volessimo chiedere aiuto a lei, avvocato, come possiamo fare? Beh, io rimango a disposizione. Ottimo, ok. Lasciami i capi. Però chiunque volesse farlo è sufficiente, ci sono dei moduli, ci sono dei requisiti da rispettare anche nella compilazione del modulo. Bisogna curare la fase di invio di questo modulo e poi attendere quello che sarà l'esito dell'istruttoria. È chiaro che magari avvalersi di un professionista può aiutare il contribuente nell'ipotesi in cui vengano richieste delle integrazioni documentali alla domanda che è stata presentata. Oppure può essere anche che il professionista possa aiutarti nel ricordare le scadenze delle varie rate, dal momento che se tu ti avvai del pagamento in 17 rate, bisogna poi pagarle nella scadenza. Questo è importante, anzi importantissimo anche pagarle entro la data, attenzione ai ritardi che fanno saltare tutto, esatto, quanto sulla pelle vissuta, e quindi attenzione che anche pochi giorni di ritardo possono far saltare tutto il sistema, che invece appunto sta bene in piedi, funziona, è una buona soluzione per poter risparmiare qualche cosa. E comunque ovviamente anche lo Stato è una buona soluzione per poter incassare cioè. Che poi dopo sono soldi che ci servono tutti noi, quindi insomma ben venga. Avvocato, io la ringrazio tantissimo davvero per la grazie nostra puntata di oggi. Va in vacanza il suo avvocato dopo il 31 luglio? Fa un po' dopo il 31 luglio. Ah, ok, luglio. Luglio, basta, puoi chiudere bene in vacanza. Ci rivediamo a settembre però, sì, direi, così, vai. Perché so che insomma c'è tante altre cose, c'è sempre, la materia è sempre ben ampia, c'è sempre da dare qualche consiglio per chi ci segue da casa. Ringraziamo quindi l'avvocato Alessandro Bastube, grazie mille. Noi metteremo comunque anche i link, tutti i contatti dell'avvocato, se avete bisogno di qualche domanda più precisa potete direttamente chiedere a lui, oppure scrivete a noi che poi la persona che abbiamo qua gli esponiamo i vari casi, potremmo anche pensare a dei casi da portare qui in trasmissione per analizzare e per far capire meglio come poi muoversi nella fattispecie in tutte queste modalità, rottamazione terra. La scorsa volta abbiamo parlato anche del sovraindebitamento, insomma, che quello rimane, c'è sempre una legge molto importante, molto interessante, e vi invito ad andare alla puntata della scorsa volta dove abbiamo parlato appunto di sovraindebitamento. È una soluzione, anche quello che ho con l'agenzia di riscossione può rientrare nel sovraindebitamento? Allora sicuramente rientra nel saldo e stralcio, c'è una misura per cui se tu hai presentato una procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitamento vai a pagare ancora una, però aperta entro il termine di scadenza della procedura del termine di presentazione della domanda, quindi il 31 luglio puoi andare a pagare ancora una misura maggiormente ridotta di quanto dovuto ad agenzia da riscossione. Comunque rottamazione ter, saldo e stralcio su una misura, il sovraindebitamento è una legge. La legge, che quella rimane molto più complicata, abbiamo visto l'altra volta, sì. Particolare, per casi molto particolari, che però insomma potrebbe essere interessante appunto andare di nuovo a rivedere. Grazie mille all'avvocato Alessandro Bastube. Allora. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Come sempre, Good Morning Milano torna domani, sempre qui in diretta su Milano All News con altre storie da Milano e città metropolitana. Grazie mille, arrivederci, a presto.